Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server con la rubrica dedicata ai giochi da popò, giochi da cesso. Allora, il primo gioco che vediamo oggi, essendo il primo e non essendo il secondo, è un gran bel giochino, probabilmente lo conoscerete, ma facciamo questa cosa per farlo conoscere a chi tra voi se l'è perso. Sto parlando di Piano Tiles. Quando si parla di giochi musicali, spesso e volentieri si tratta di titoli non sempre perfetti o comunque che hanno dei difettoni in quello che è il gameplay. Magari a volte potrebbe risultare un po' troppo ripetitivo, un po' rompicoglioni. Questo Piano Tiles invece è vera e propria droga digitale. Si tratta di premere a tempo sullo schermo dei grossi tastoni neri per far sì che la melodia registrata venga riprodotta a tempo. Quindi in base alla nostra precisione nel pigiare questi grossi tastoni, la musica procederà in modo più fluido oppure in modo decisamente claudicante. Ora, si può usare un solo dito, come faccio io, oppure addirittura due dita, ma il punto è che per quanto la melodia da suonare possa risultare semplice, man mano che andrà avanti il tempo, che cosa succederà? Andrà velocissima, pian piano inizierà a salire di velocità fino a diventare impossibile. Quindi non è soltanto un gioco drogoso perché è divertente, è drogoso perché tenterete continuamente di battere il vostro record. Tra l'altro, le canzoncine che ci sono in questo gioco sono veramente molto molto belle. Ovviamente Piano Tiles sono tutte quante arrangiate con un semplice pianoforte e sarà un gioco divertente da giocare, ma se sarete bravi sarà divertente anche da ascoltare perché produrrete in effetti musica. Lo sai che queste le donne di Quei Due sul Server poi ci fanno un disastro con queste foto? Stiamo parlando di You Can't Make Up e non è un gioco, o perlomeno non sapevamo come trattarlo, così l'abbiamo messo in mezzo perché voi sapete che nel mezzo c'è lo schifo, la merda, e questo è una merda. Esattamente. Una merda. La smetti di spippolare con sto coso? No, niente. Vabbè, ad ogni modo, che potete fare con questo? Care ragazze di tutta Italia, voi che non avete soldi per acquistare un ombretto, un rossetto, un perfetto e qualsiasi è un ciglio. Ma inspiegabilmente c'avete tipo un Nexus o un iPhone, una cosa del genere. Allora, è sempre così. Allora, che cosa fate? Siccome i trucchi di Kiko costano abbastanza, ma se andate a comprare, che ne so, dal cinese, no, dal cinese poi vi comincia a squagliare la faccia, non va bene nemmeno troppo. Invece potreste provare il trucco perfetto direttamente dal vostro smartphone. Sì, praticamente è un'applicazione che riconosce la vostra voce, cioè, a meno che non siate proprio deformi, però ha riconosciuto la mia, quindi sicuramente la vostra, riconosce la bocca, il contorno degli occhi e va a fare tutte quelle operazioni che voi ragazze, cioè tipo quando vi annerite intorno all'occhio, come si chiama quella cosa? Quando si anneriscono intorno all'occhio, non il destro. Io so soltanto così approssimativamente che esiste l'ombretto, il rossetto. L'ombretto a che serve? Qualcosa tipo il ciglietto, non so come cazzo si chiama. L'ombretto si usa quando lucida labbra, e il rossetto già l'ho detto. Sì. Mi sa che sono una capra. Poi tipo se sei malato ti cascano i pezzi di pelle, vuoi sembrare più carino, c'è lucida labbra che comunque funziona benone. Questi i trucchi di quelle cose colorate che si spiaccicano in faccia e tu devi uscire alle 9, invece esci alle 10 meno un quarto perché loro devono fare tutta sta comunque cosa. Comunque voi ragazzi curiosi, perché sappiamo che lì è pieno di ragazzi curiosi, vi sfidiamo perché vedrete le nostre foto all'interno di questo bellissimo giochi d'accesso, quindi vogliamo vedere le vostre, mandatecele tramite Facebook, quindi scrivete su Facebook, inviate la vostra fotina, belli truccati, e poi, che belli che saremo, tutti truccati sbrilluccicosi con l'ombretto, il fard, ci faremo uno scrub, passeremo non lo so ragazzi, facciamo la spugnatura, così andiamo a prendere cozze e vongole al porto e ci fanno pure lo sconto, Sì. Cosa c'è di meglio di sompettare allegramente con uno zombie e un pogo?
qualsiasi altra cosa, ma Zombie Pogo a me è piaciuto particolarmente e secondo me vomitano tutti qua. Perché? Perché voi avete questo zombie su questo Pogo e attraverso i vostri bei ditoni dovete spostarlo a destra o a sinistra e quindi farlo saltare a destra o a sinistra, evitando poi le cose che ci saranno in mezzo alla strada, quindi altri zombie, scatoloni, cazzi e mazzi. La bellezza di questo gioco dove sta? Come tutti i giochi del genere, dovrebbe essere ad arrivare fino alla fine del livello, zombettando allegramente. Beh, la differenza di questo e altri giochi del genere non c'è, perché c'è uno store dove potreste acquistare i cervelli e acquistando i cervelli avrete dei power ups, volendo, che potrete inserire fino a 3, mi sembra, non voglio di stronzate. Potrete cambiare gli zombie, quindi potrete prendere la Girls Zombie oppure il Dance Zombie, oppure potrete cambiare i Pogo prendendo un bellissimo Pogo d'accesso e zompettare. Ci vediamo al prossimo Giochi d'accesso. Speriamo che questo vi sia piaciuto. Contattateci liberamente attraverso i commenti, pensavate in privato. Bene, contattateci e diteci qualcosa riguardo altri giochi d'accesso importanti, bellini, carini, e niente. Buonasera, buonanotte.